Però altri ragazzi, sono dai miei patroni in questo studio serio al beat, oggi ho soprattutto a bla bla di Youngest Mustard, Dada Soup e Ian Miles. Questo è sicuramente uno dei beat dell'album che mi è piaciuto di più perché c'ha questa melodia super dreamy, eterea, mixata con i bassi elettronici e la batteria swing. Quindi è un mix di unicità, secondo me, che rende la produzione molto, molto figa. Quindi partiamo subito, il primo suono è probabilmente un ipieno, preso forse da Arturia o Analog Lab, uno di quei OST lì. Io in questo caso l'ho ricreato con Serum, probabilmente c'è anche un layer reale di Rhodes, ma potrei sbagliarmi. Sto utilizzando quindi una prima waveform che ho ricreato seguendo quella che era la waveform del pezzo originale, della prima nota, e poi ci ho layerato sopra una square. Sulla prima onda abbiamo 6 voci con un minimo di detune, davvero non si sente. Sulla square invece abbiamo una modulazione ASIM che va in movimento tramite la velocity. Quindi in questo caso partiamo da una square e ci muoviamo un po' verso quella che sembra quasi una saw wave, diciamo si aggiungono un po' di harmonics. L'ho fatto per rendere alcune note più uniche, perché credo che appunto ci sia una modulazione simile sul preset originale. Ho aggiunto poi un FM modulation, che viene attivata dal sub sul primo suono, e il sub ha un'altra square sopra di 2 ottave, e questa FM è collegata in questo caso al note tracking, a differenza dell'altra modulazione che era collegata invece alla velocity. Ho applicato poi un filtro 1500, l'envelope principale è abbastanza corto, è un plug, quindi 440 dK, distorsione, EQ, che in realtà non sta facendo quasi nulla per adesso, perché gli EQ poi l'ho aggiunto in post, però questo è il suono. Ho messo quindi questa EQ esterna che va a dare un po' di tone shaping sul suono per renderlo più simile possibile a quello originale. E poi abbiamo semplicemente recituenti a sporcare, fruity reverb e un altro boost sulle basse a 800 Hz. La melodia principale suona così. E non è altro che un arpeggio in scala D minor. Stanno utilizzando principalmente 3 accordi: il primo, il quarto e il quinto. Quindi D minor, G minor, A minor. Il primo accordo quindi sarebbe questo. Si parte dalla root note, abbiamo poi la quinta sotto di un'ottava, la settima che è C, la sus2 che è la E, che lo rende in realtà un accordo di nona perché abbiamo settima e sus2 insieme, e poi abbiamo semplicemente terza e poi si riscende utilizzando le stesse note. Quindi è un arpeggio davvero semplice che si ripete per 3 barre. Ovviamente avendo utilizzato le settime e le none si crea questo feeling un po' malinconico, dreamy. Ci si sposta poi all'accordo di quarto grado, utilizzando sempre la settima, che è la F, e poi la quinta, e poi abbiamo sempre la sus2, quindi anche questo è un accordo di nona. Infine abbiamo semplicemente l'accordo di quinto grado, quindi root note terza quinta. L'ultima nota probabilmente ha un po' di saturazione, non so se è lo stesso preset, io in questo caso ho utilizzato uno diverso, che è semplicemente una sine wave con una modulazione super veloce sull'LFO a livello di fine, infatti se la vado a disattivare suona semplicemente in questo modo. È una sine wave con 4 voci. Mentre così si va un po' a muovere e la distorsione poi gli dà questo corpo. Sembra quasi una square wave in realtà. Quindi questa è la melodia principale che viene suonata, come potete vedere, per tutto il pezzo, non ci sono cambi. E poi abbiamo semplicemente i bassi, che poi semplicemente in realtà parolone perché sono super complicati. Tanti bassi, probabilmente solo uno o un paio, però ci sono tante modulazioni che li vanno a rendere unici in alcuni punti. Quindi partiamo da un FM bass classico, abbiamo 2 on design, in realtà si può fare anche con 3, col sub come ho fatto io in questo caso. Essendo scollegato dal filtro, come potete vedere, non abbiamo il sub che passa nel filtro, gli dà un po' più di corpo nelle basse. Quindi principalmente abbiamo una prima onda sine, una seconda onda sine, suonate su 2 ottave diverse, e la prima viene modulata dalla seconda tramite l'FM. Quindi c'è semplicemente questo LFO1, che è in realtà un envelope, quindi è one shot in questo modo, collegato all'FM per creare questo movimento. Viene collegato in realtà anche al level per dargli un po' di movimento in più, e poi semplicemente ho collegato un altro LFO al filtro per dare questo sweep. Questo sarebbe senza, non si sente molto ma comunque è utile, gli ho dato un bel po' di resonance, poi ci ho messo giusto una distorsione, e questo è il primo basso con cui suonano la root note. Quindi fanno questi 2 hit all'inizio molto bouncy, e poi tutto prosegue in realtà con dei bassi abbastanza simili. Questo è un po' diverso, in realtà potrebbe essere lo stesso ma non si sente benissimo, quindi ho ricreato un classico patch di saw bass in questo caso per fare queste piccole note di accent che danno un po' più di ritmo, e poi ho variato un po' il primo basso andandolo ad aprire o chiudere di più su queste altre due note che sono la quarta e la quinta. Quindi abbiamo questa qui che sarebbe la quarta, ho modificato un po' la seconda waveform per dare un po' più harmonics, ho aperto un po' il filtro, ci ho aggiunto questo Dimension Hyper per dare un po' di detune e apertura, mentre questo l'ho chiuso un po' di più. Però ha sempre di base la stessa logica dietro. Ho aggiunto poi quest'altro basso ritmico, che in realtà è un preset davvero molto simile all'altro, credo che cambi giusto l'ottava.
E poi c'è questo che è un bass plug sempre FM, molto molto simile. L'unica cosa che ho fatto è aumentare di un'ottava questa waveform qui. L'FM in questo caso non è modulato, è settato a un valore stabile che è 37. E poi ho aggiunto sempre hyper chorus, distorsione, riverbero e semplicemente un EQ per dare un po' più di alte. Stanno suonando principalmente sempre la root note su ottave diverse. E poi abbiamo gli ultimi due bassi, o l'ultimo basso, però sinceramente non si capisce molto. Ho utilizzato un classico sub, quindi abbiamo, se non sbaglio, una saw e una sine. E poi ci ho aggiunto in risposta a quest'altro colpo, che è quello che ha un po' di gate e dà questo movimento. Quindi è semplicemente un saw bass con il filtro che si apre un po' all'inizio. E poi ci ho messo questa modulazione a sedicesimi che lo va a spostare. Ci ho messo sempre distorsione e hyper. Per il resto il tutto si ripete così e c'è qualche modifica, ad esempio qui. C'è un basso molto simile a cui ho aggiunto sempre un po' apertura, distorsione, ma nulla di più. Ho modificato la waveform, che è una square in questo caso, per dare un po' più di harmonics. Di base il ragionamento è sempre quello, due waveform FM che si modula e filtro. L'unico basso che è completamente diverso è questo che troviamo ogni tanto, che in realtà però ha sempre la stessa logica dietro, quindi tutti i bassi fra di loro sono davvero molto simili. Infatti abbiamo questo basso che ha sempre una sine wave, due sine wave, tre anche se vogliamo, e la prima viene modulata tramite FM dalla seconda. In questo caso la modulazione è statica, quindi l'ho messa a 29. C'è il filtro che si apre e si chiude, ma non di troppo, e in questo caso è collegato, se non sbaglio, sempre a un LFO. Anzi, in realtà anche la modulazione in questo caso si apre di più, infatti arriva tipo a non so quanto, penso 50. C'è semplicemente una super distorsione e un super hyper per creare l'effetto di larghezza. Quindi senza filtro, suona in questo modo, in realtà senza distorsione. Suona già abbastanza bene perché c'è l'FM che crea questi harmonics, quindi è proprio la modulazione a dare questo corpo. E poi ho aggiunto semplicemente il filtro per dare quel tocco vocale in più. Quindi è un preset davvero semplice, ci ho messo il portamento sopra per creare questo effetto di slide e suonano semplicemente quella che dovrebbe essere la root note. Quindi possiamo passare a quella che è la batteria, che anche in questo caso non è super semplice, è abbastanza complessa, ci sono tanti elementi. Abbiamo rimshot, semplice sul 3, siamo a 158 bpm, viene fuori da questo drum loop di drumstep knock, che è stato tagliato, e poi ogni tanto c'è anche un foley. E poi abbiamo hi-hat, non tutti dritti, swingati, con un po' di roll e un po' di tagli. Probabilmente l'hanno swingati da FL, non in questo modo. Io per farle rapido l'ho ricreati a mano, ma credo che abbiano utilizzato probabilmente la funzione di shift della griglia oppure semplicemente lo shift qui. Poi può essere anche che l'hanno fatto a mano, però farlo a mano è un po' da pazzi, diciamo, da maniaci, da psicopatici. Non che Ian Miles non lo sia probabilmente. Comunque, poi abbiamo open hat, shaker, e poi abbiamo un po' di snare, bonghi, e poi ci sono vari layer per gli snare. Quindi tipo questo qui, credo. Una specie di clave. Ogni tanto forse c'è anche un chop snare a dare un po' più di corpo. Vox, che non è questa, credo. Sicuramente dà un po' di impatto, è quasi un white noise tipo. Poi ci sono i vari crash. Questo è uno. Questo è l'open hat molto aperto che viene ripetuto ogni 8 barre. Poi c'è questa specie di perk che sembra un uccello. E i white noise. Finiscono praticamente sugli ultimi bassi. Ci abbiamo anche questa specie di stomp. Questo non è il sample originale, però vabbè, non l'ho trovato. E la vox. Quindi è una batteria, come vi dicevo, super complessa. C'è anche un'altra vox in realtà in reverse, che è questa. Entrambe hanno un po' di delay. E poi c'è anche il kick reverse e il noise roll. In questo caso l'ho ricreato sempre con Serum ed ho preso principalmente un'onda sine molto bassa e ci ho messo sopra una specie di gate. E la stessa cosa l'ho fatta anche con un noise, quindi ho un mix. Il kick. Non ve l'ho detto, ma sul noise c'è un po' di beat crash. E questa è tutta la batteria che viene ripetuta per tutto il pezzo. Per il resto, questo è il risultato finale. Thank you.
Parliamo rapidamente dell'arrangiamento, abbiamo 4 barre di intro, 16 barre di ritornello, 24 di strofa, quindi il ritornello dura da qui a qui e qui comincia la strofa che dura 24 barre, finisce praticamente in questo punto qui, quindi c'è un po' di taglio verso la fine dopo le prime 16 barre e poi qui c'è semplicemente un bridge da 4 prima dell'ultimo ritornello. In realtà non è un bridge perché parte direttamente il ritornello, quindi il bridge possiamo vederlo più in questo punto qui in realtà, e qui c'è semplicemente il ritornello sempre da 16 che comincia però senza batteria. E la batteria si aggiunge solo dopo 4 barre qui. Mentre poi alla fine questo è tutto outro in cui scorre il beat. Quindi questo era tutto per il beat di Bla Bla di Da Supreme. Fatemi sapere con un like e un commento se vi è piaciuto questo video. Vi lascio in descrizione tutti i link per Patreon se volete scaricare i FLP, i video aggiuntivi, scarica sample pack, Twitter se questo era il mio beat drum kit, e Instagram se seguite tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo video.